Giambattista Tiepolo. Giambattista Tiepolo nasce a Venezia nel 1696. All'età di 14 anni inizia la sua prima formazione artistica nella bottega del pittore Gregorio Lazzarini, che lo istruisce riguardo alle tecniche pittoriche, il disegno, lo studio degli artisti antichi e contemporanei. Nel 1717 abbandonò la bottega del suo maestro per iniziare la sua carriera artistica, dedicandosi così all'affresco di Palazzo San di Porto a Venezia. Ed è proprio a Venezia che Tiepolo inizia la sua carriera artistica, adoperando principalmente la tecnica ad olio e tonalità molto scure, influenzato dall'artista Piazzetta. Successivamente, nel 1730, grazie al maestro Paolo Veronese, Tiepolo abbandonò il colore ombroso per quello brillante. Chiamato a Udine per affrescare il Duomo, l'artista realizzò nella Cappella del Santissimo Sacramento e nel Palazzo Patriarcale una delle sue volte più famose. Le decorazioni comprendono scene e personaggi dell'Antico Testamento. Nella Galleria Lunga decorò le pareti con tre episodi: l'apparizione dei tre angeli ad Abramo, Rachele nascosta agli idoli e l'apparizione dell'angelo a Sara, mentre nel soffitto affresca il sacrificio di Isacco. Nella sala rossa del palazzo realizza il giudizio di Salomone, tra figure di profeti. Infine, nella sala del trono, esegue ritratti di antichi patriarchi, ora in cattive condizioni. Oltre a Udine, dove ci resta per tre anni, viene chiamato anche a Milano, dove affresca il Palazzo Arcinto, distrutto però intorno alla metà del Novecento, Palazzo Giugnani e Palazzo Clerici, dove Antonio Clerici affidò a Giovan Battista Tiepolo l'incarico di decorare la volta della galleria di rappresentanza del palazzo, la cosiddetta Galleria del Tiepolo. Nel 1750 il Tiepolo si reca in Germania per realizzare gli affreschi del Palazzo del Principe Vescovo. Successivamente, giunto al culmine della sua fama e ricchezza, l'artista si reca con i figli a Madrid, inviato dal re di Spagna, per affrescare il Palazzo del Trono e altre due sale. Giambattista Tiepolo muore proprio a Madrid nel 1770. Se ti è piaciuto questo video, prosegui con i prossimi artisti. Buon ascolto!